Ieri c'è stato, innanzitutto c'è stato questa, come dire, sciopero dei ragazzi, però anche già la dirigente si era attivata attraverso il sanitario per verificare le condizioni sanitarie appunto dello scientifico. Dopo la verifica del dottore Baldi c'è stata un'ordinanza da parte del sindaco che ha previsto la chiusura, diciamo, sempre dettata da quello che era stato diramato dal dottore Baldi per 5 giorni, fino a venerdì prossimo. In questo periodo ci sarà un intervento importante da parte della società provinciale Arichi per la rimozione di alcuni arbusti che sono esterni alla scuola e per la rimozione di tutte quelle parti che possono in qualche modo annidare dove possono annidarsi i topi. Inoltre è prevista anche la verifica di alberi di alto fusto che sono presenti all'interno del cortile e tutta un'altra serie di attività quindi che sono come dire, fondamentali per la derattizzazione in quella zona. Anche per evitare che alcuni alimenti possano essere ancora depositati all'interno di alcuni sgabuzzini o anche rivedere tutti quei dispensieri di merendine, di merendine di cioccolata che sono sempre all'interno dello scientifico, dove, se non sbaglio, sono stati trovati alcuni ratti, topolini. Quindi tutta una serie di attività che sono propedeutiche per fare in modo che questo istituto possa essere riconsegnato dopo venerdì, quindi penso da lunedì in poi, in massima sicurezza, con la massima quindi, igiene ai ragazzi e a tutto il personale scolastico.